spettatori, siamo a Conversano nella sede di Web TV Puglia in via Galileo Galilei 1. Oggi abbiamo pensato di presentarvi un cantante. Si tratta di Angelo De Bellis, un esordiente però in arte di Mina. Avete avuto modo di conoscerlo guardando il video su web che anche noi abbiamo condiviso, quindi chiediamo ad Angelo De Bellis, come abbiamo detto prima, in arte di Mina. Ha 30 anni, vive a Tigianello, in una piccola frazione di Conversano, ed oggi qui nella nostra redazione per fare due chiacchiere e scoprire un po' il percorso musicale. Quindi a te chiediamo anche, partiamo dalle tue origini artistiche, quando hai iniziato ad approcciare la musica. Allora, innanzitutto buongiorno. Io mi approccio alla musica quando ho 16 anni praticamente. Ho ascoltato dei dischi rock prettamente, dei Beatles, di Purple, mi sono rimasto affascinato dal suono della chitarra e ho iniziato a studiare chitarra, e da allora praticamente il mio percorso è stato più chitarristico, fino a quando verso i 27 anni ho iniziato a scrivere, perché mi sono reso conto che fare il chitarrista era difficile in questo paese. Quindi ho detto, adesso inizio a scrivere, magari metto giù delle idee e forse riesco a fare qualcos'altro. Quindi componi, sì, che è molto importante. Raggiungere un proprio stile e identità, quanto è importante per un cantante, per un musicista? Credo che oggi l'importante prima di tutto sia essere se stessi, perché essere originali è difficile oggi, quindi io semplicemente scrivo cercando di essere più contemporaneo possibile, ma comunque seguendo i miei gusti e quello che ho nella testa e nel cuore, perché è importante. Certo, 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 ti devi riconoscere. Quali sono i tuoi punti di riferimento? Cantanti o band a cui ti ispiri? Allora, i Beatles sono sempre stati il mio primo punto di riferimento. Sono nato con loro e sono sempre rimasto affascinato dalla loro musica e che si può dire dei Beatles, alla fine hanno rivoluzionato il mondo della musica. Quindi poi ovviamente negli ultimi anni ho iniziato ad ascoltare anche cantautori più contemporanei come anche Ed Sheeran, però mi piace moltissimo anche John Mayer, James Bay, tutti questi cantautori che ti attraggono. Sì. Cos'è la musica per te? Bella domanda questa. La musica per me è tutto, però è anche il mio rapporto con la musica, non è solo d'amore, è anche un po' di odio. Io ho un rapporto di odio e amore con la musica, perché ho 30 anni e non è sempre stato facile. Ho sempre creduto in questo e ho sempre cercato di farlo nonostante tutte le avversità. Oggi non è facile fare il musicista in questo paese. E di conseguenza non è stato, quindi molte volte mi sono sentito giù e non è stato facile, però non ho mai mollato, continuo a non mollare e spero che la mia musica possa piacere a tutti, tanto da poter al pubblico che ti, sì, segue. Cosa provi quando canti? Un po' di vergogna anche ancora. Importante. Ma perché credo migliori. Che no, in realtà credo che la sicurezza è importante, però bisogna sempre comunque sapersi emozionare, almeno io credo, far emozionare, quindi quel filo di emozione magari riesce poi ad emozionare chi ti sta ascoltando, no? Certo, certo, questo è importante. Ovviamente provo gioia, sarebbe... Quanto conta per te il testo di una canzone rispetto alla musica? Allora, ovviamente il testo penso sia fondamentale, però credo che non debba nemmeno essere, non ci si debba per forza fossilizzare sulla questione testo, nel senso essere pesanti o parlare di argomenti profondi. La musica è fondamentale. Il testo, secondo me, ci sono tantissime bellissime canzoni che parlano di cose alla fine leggere o addirittura futili, ma sono canzoni, anche i Beatles stessi, vabbè. Certo, ma la musica un argomento. Però arriva. Sì. Cosa ne pensano i tuoi amici e familiari della tua scelta di intraprendere questa strada?
Questo si collega al discorso di prima, che non è mai stato così semplice, no? Perché ovviamente i tuoi genitori, sin da quando ho iniziato ad avvicinarmi al mondo della musica, i miei genitori mi hanno sempre sostenuto, Sei mi fortunato. sono sempre stati vicini, però ovviamente, sai, un genitore spesso vuole il bene del proprio figlio, eh. Oggigiorno pensare di fare questo mestiere, magari un genitore dice, meglio se si trovi un lavoro più serio, Ah, ma puoi che anche hai una certezza, una lavorare e fare sicurezza più. musica. Poi ovviamente i miei amici mi vogliono bene, mi hanno sempre preso in giro, mi hanno sempre detto, io ho anche lasciato molte volte un lavoro pur di fare questo e quindi non è stato sempre facile. Poi la gente spesso è pronta a criticare, no? Sì. Perché ovviamente nessuno sa veramente cosa si prova dentro, no? Quindi io continuo a lottare per fare questo, alla fine devo dire che ci sto provando, ci ho provato e comunque sia sarò contento perché non avrò Certo, rimpianti. ci mancherebbe, quindi ascolti le tue attitudini, quindi ed è importante ascoltarsi. Hai un particolare progetto ideale da raggiungere come massima aspirazione? Allora, in realtà sono una persona che non si aspetta niente, quindi non voglio farmi aspettative, anche se il mio obiettivo primario è riuscire a fare questo mestiere, quindi sperando di suonare e magari vendere dischi appena sarà possibile, perché sto Monetizzare. registrando un disco e spero di farlo ascoltare il prima possibile. Il mio video è uscito più di una settimana fa, sta piacendo tantissimo la mia canzone, sono contentissimo e spero che però non si fermi qui la cosa, nel senso che la gente continui a essere interessata e compri poi la mia musica, venga a vedere i miei concerti. Io naturalmente credo di aver, diciamo, chiesto quello che più o meno un artista sente e trasmette. Quindi tanti auguri e in bocca al lupo. Grazie mille. Tell me why you close your eyes every time I see you. And tell me why you make me cry every time I feel you. Everybody wants you.